corso a casa. Prima di fare questo vi voglio presentare, se non mi conosci sono Ivan Matteo Pedrebelli, ideatore e fondatore di EmpiTrainer, la piattaforma più grande in Italia che ha generato oltre 150.000 trasformazioni fisiche. All'interno della descrizione troverai il link del mio sito, dove hai sin da subito la possibilità di acquistare o una coaching gratuita con me oppure vivere 14 giorni in maniera gratuita la piattaforma. Ultima cosa che ti chiedo è quella di iscriverti al canale, così ogni giorno potrai ricevere o un video informativo o un video allenamento. Torniamo a quello che riguarda l'aspetto di cosa devo acquistare per vivere al meglio l'allenamento a casa. Considera che l'acquisto più importante è quello di trasformare e vivere realmente un percorso sul tuo corpo. Questa è la cosa più importante da dover acquistare, poi dopo il resto è solo una conseguenza e di sicuro sarà utile ed efficace, ma il primo approccio, il primo aspetto, la cosa più importante che ti consiglio di acquistare è questa grande volontà, voglia, determinazione e costanza. Farà la differenza durante il tuo percorso, altrimenti rischierai di mollare subito quello che è probabilmente un tuo desiderio o un obiettivo che vuoi raggiungere. Fatto questo, quello che è importante, che spiego sempre sin da subito, è che l'attrezzo numero uno è il nostro corpo. Perché trasformarsi o migliorare il nostro aspetto fisico attraverso l'attrezzo numero uno del nostro corpo significa portare il corpo veramente ad una qualità muscolare ed una performance molto molto alta. Quindi cosa significherebbe? Che nel momento in cui acquistiamo degli attrezzi o portiamo la nostra struttura fisica a contatto con un attrezzo, vedrai dei risultati ancora più elevati e di sicuro ti divertirai tantissimo, perché sei molto più consapevole su quello che è il tuo potenziale, le tue capacità fisiche e le tue capacità motorie. Ora, quali sono gli attrezzi che posso acquistare sin da subito? Io consiglio sempre di acquistare degli elastici, dei pesetti modulabili e una fitball. Non inserisco il tappetino perché è all'ordine del giorno, quindi non puoi iniziare un allenamento a casa, in palestra o all'aperto senza avere un tappetino con te, perché ti dà tanti vantaggi, ma più che altro ti tutela un attimino l'appoggio e lo scarico del tuo peso corporeo a terra attraverso, diciamo, il piccolo rialzo di sospensione. Quindi il tappetino è un attrezzo sì da utilizzare, ma è una cosa basilare. Gli altri tre elementi che ti ho inserito, la fitball, i pesetti modulabili e gli elastici, sono importanti da acquistare perché ti permetteranno di andare a stimolare e toccare il corpo e le fasce muscolari veramente a 360 gradi e ti daranno la possibilità anche di cambiare la sollecitazione in base all'attrezzo. Un aspetto che non devi sottovalutare è il momento di acquisto degli attrezzi. Cosa significa? Se io ad oggi non sono in grado di gestire bene il mio corpo a corpo libero, è preferibile prima portare il corpo a un determinato risultato e poi dopo inserire una forza esterna, quindi casomai un peso. Ora, sul peso è importante capire che non sto dicendo che devi acquistare dei pesi, quindi delle attrezzature da palestra, o non ti sto dicendo che non puoi allenarti con i pesi, ma è giusto acquistare dei pesi modulabili in modo tale che tu puoi gestire in maniera serena e con grandissima tranquillità il peso in base al tuo percorso. Il peso modulabile è un acquisto efficacissimo perché ti garantirà la possibilità proprio di interscambiare, diciamo, il peso, e ti darà anche la sicurezza di poter non aver fatto un acquisto e probabilmente metterci del tempo per poter ottenere realmente un risultato. Molte volte capita che le persone acquistano casomai dei pesi da 10 kg, 12 kg, 16 kg, perché nella loro testa hanno la visione, la voglia di poter sollevare quel peso, ma la struttura fisica e la capacità muscolare non è pronta. Quindi cosa succede? Che o andiamo a compensare a livello fisico durante l'esecuzione o rischiamo anche di farci del male. Quindi, avendo dei pesi modulabili, abbiamo la garanzia che possiamo iniziare con un 2 kg e arrivare a 8, 10, 12, 16 e probabilmente anche superarli. Il segreto dell'utilizzo del peso modulabile all'interno dell'allenamento a casa è proprio questo: dare la possibilità al corpo di acquisire una memoria muscolare, di poter recepire l'input, di capire anche la fase di recupero e poter migliorare la performance. Questo è il segreto numero uno per cui io ti consiglio il peso modulabile.
Poi ci sono due attrezzi che sono la fitball e gli elastici. Gli elastici sono efficacissimi, si possono utilizzare sin da subito, ma qual è la cosa più bella? È saper gestire l'intensità dell'esecuzione dell'esercizio con gli elastici attraverso la consapevolezza delle proprie fasce muscolari. Quindi prova ad immaginare una persona che acquista gli elastici e casomai non è in grado di avere la coordinazione o la resistenza durante un esercizio. Non riuscirà mai ad ottenere il massimo risultato attraverso l'utilizzo di questo attrezzo e quindi lavorerà per inerzia e andrà a compensare sul movimento. Questo è quello che ti consiglio, poi lo puoi acquistare sin da subito, ma se vuoi vivere un percorso sereno, vuoi ottenere realmente dei grandi risultati, quando sei pronta o pronto utilizzerai gli elastici. Gli elastici possono essere utilizzati sia da un punto di vista di sollecitazione della parte inferiore che della parte superiore. Possono essere utilizzati anche come riscaldamento o come parte finale per andare a completare e concentrare l'attività, quindi di allenamento, direttamente sui distretti muscolari. Ultimo attrezzo, non ultimo, ma solo perché diciamo nella carrellata è arrivato alla fine, è la fitball. La fitball è un attrezzo bellissimo, lo consiglio tantissimo. Perché? Perché ci dà da un lato la tutela e la garanzia che può essere un supporto a quelle persone che non riescono a fare determinati esercizi o che hanno anche delle difficoltà posturali, e quindi utilizzando la fitball in alcuni momenti possiamo garantire a loro l'efficacia, quindi possiamo dare un supporto benevole. Altro aspetto della fitball, se uno vuole raggiungere delle performance importanti, è proprio sulla parte di tonificazione o un lavoro eccentrico. Lì la fitball diventa uno strumento abbastanza efficace. La cosa da tenere presente sull'utilizzo della fitball è proprio che, essendo una sfera, automaticamente c'è l'equilibrio e la concentrazione sull'esercizio, e quindi torna di nuovo a noi il concetto principale che ti ho detto: conoscere bene il proprio corpo per poterlo saper utilizzare su un attrezzo. Quindi, miei cari ragazzi, questi quattro elementi, tolto il tappetino che è la prima cosa da dover acquistare, fitball, pesetti modulabili ed elastici, sono degli elementi da poter tenere dentro casa e vivere almeno un grandissimo lavoro sul proprio corpo. Per il resto ci sono tantissimi attrezzi che possono essere inseriti e che tratterò nei prossimi video. Però quando iniziamo, se sei all'inizio oppure se sei in un livello diciamo intermedio, poi qualcosina in più, questi sono degli elementi validi, ottimi e che ti garantiscono un grandissimo risultato anche a poco prezzo. Per il resto, come sempre, ci vediamo al prossimo video, e se hai delle domande, se hai dei dubbi, vuoi presentarmi un attrezzo che casomai non ti ho citato in questo video, scrivimi sotto al video in modo tale che posso rispondere, posso prendere spunto per risponderti attraverso la tua domanda con un prossimo video. Ci vediamo alla prossima e come sempre, vamos!